per la difesa del servizio sanitario nazionale e regionale pubblico, e Beppe Lippi, il dottor Giuseppe Lippi, azienda sanitaria locale 10 di Firenze, che fa il chirurgo ma anche lo studioso di come si dovrebbe risparmiare nella lotta agli sprechi della sanità pubblica, quindi lui vi parlerà soprattutto di questo, ed è assolutamente, ho potuto vedere già le sue slides, è un intervento di grande valore. Poi ci sarà, e non ha bisogno di presentazioni, il professor Gavino Maciocco sul sistema sanitario, sostenibilità e salute. Poi il dottor Giancarlo Sturloni, che presenterà il lavoro BIS e partecipazione, una ricerca effettuata con una borsa di studio in onore di Michelangelo Bolognini, e in fondo il professor Marco Marchi dell'Università di Firenze su assicurazioni, rischio medico e iniquità, che è una tematica di assoluta attualità. Poi la tavola rotonda, coordinata da Beppe Banchi e Laura Valsecchi, sul progetto Casa Gabriella, che è un progetto di riabilitazione di altissimo livello che si spera di poter attuare quanto prima. Parola allora alla coppia Paola Sabatini, Giuseppe Lippi, Paola, eccola. Mi raccomando i tempi. Buonasera a tutti, sì, io cercherò di fare un intervento abbastanza breve. Sono un pochino in imbarazzo a parlare ora dopo gli interventi altamente scientifici di stamattina, perché io sono un'ex operatrice sanitaria, ho lavorato per quasi 40 anni nell'azienda sanitaria di Firenze, ho attraversato tutte le riforme della sanità, a partire dalle unità sanitarie locali, alle aziende, mi sono risparmiata l'aria vasta perché appunto ora sono pensionata. E avevo preparato anche delle slide, ma lascio solo questa da sfondo perché voglio lasciare più tempo a Giuseppe, che invece porterà un contributo scientifico veramente, penso, importante qui. E io volevo solo portare il contributo un po' di quello che si è mosso sul tema della difesa del servizio sanitario pubblico e della promozione della salute, soprattutto nella regione toscana. Certamente non si può parlare di quello che è successo nella regione toscana se non si inquadra questo problema nelle politiche anche europee, perché chiaramente tutto quello che noi viviamo giorno per giorno di tagli ai servizi deriva comunque dalle politiche di austerità europea, che a cominciare dalla lettera di Trichet dell'agosto 2011 a Draghi hanno segnato il percorso di privatizzazione dei servizi e che stanno portando a dismettere ogni sistema pubblico di protezione sociale, scuola, trasporti, pensioni e sanità. Non bisogna anche dimenticare che proprio in questo periodo ci sono anche in discussione, i governi stanno trattando anche la sottoscrizione degli accordi internazionali TIP e TISA, su cui ho visto nell'ultimo numero, fra l'altro, di Medicina Democratica c'è proprio un articolo, e domani fra l'altro al gruppo di lavoro sulla sanità pubblica verrà portato un contributo anche dal gruppo di Firenze Stop TIP. Accordi che hanno l'obiettivo appunto di porre sul mercato settori della produzione dei servizi fino ad oggi considerati pubblici ed essenziali, e che quindi attaccheranno ulteriormente tutto il discorso della sanità, oltre a portare, rispetto all'intervento di stamani, insomma, ulteriori fattori di rischio, no? Per esempio nel settore alimentare, no? Ulteriori fattori di rischio in tutti i rischi che ci diceva poi Curcio, no? Di modifica poi dei genomi, insomma un discorso abbastanza complesso, ma che comunque c'ha proprio una ricaduta immediata con questi trattati. Politiche di austerità che vengono imposte con una logica ferrea, basta pensare un po' all'esempio della Grecia. Ecco, contro le firme dei trattati TIP e TISA appunto c'è in atto un movimento europeo, insomma, un movimento abbastanza grosso anche nella nostra zona. Il comitato Stop TIP è attivo per tutte le iniziative anche un po' internazionali, insomma, e comunque ha fatto una grossa opera di sensibilizzazione su questi trattati. Il problema fondamentale spesso è proprio che non se ne sa nulla e che quindi poi
ci si ritrova, quindi anche le campagne di informazione e sensibilizzazione sono importanti. Allora, in Italia chiaramente il governo Renzi, stiamo vedendo tutti i giorni, in obbedienza ai diktat europei, approva una dopo l'altra tutte queste riforme, no? Che attaccano tutti i nostri diritti, a cominciare dal lavoro. Io sono anche stata e sono tuttora una rappresentante sindacale della CUP Sanità, quindi mi occupo anche di problematiche di lavoro, la previdenza, la salute. E mentre appunto il nostro diritto alla salute viene ogni giorno attaccato inizialmente sul territorio, perché quello che veniva detto stamani, no? La prevenzione primaria, cioè anche noi qui a Firenze ci siamo battuti, c'erano anche stamani rappresentanti anche ora dei comitati no inceneritori, ci siamo battuti contro la costruzione del nuovo inceneritore di Firenze, ma il 6 di agosto la conferenza dei servizi, appunto i tecnici della conferenza dei servizi, hanno approvato la costruzione del nuovo inceneritore, quindi con tutti i rischi che poi sulla salute si è già visto anche stamani, no? Quindi la prima cosa chiaramente è la prevenzione primaria, quindi attivi perché nel territorio non ci sia qualcosa e venga fatto meno, insomma non ci sia il finanziamento di queste opere che attaccano la salute. Ma mentre sul territorio viene attaccata, dall'altra parte quando ci si ammala, appunto sempre più difficile trovare anche la risposta ai bisogni di salute, no? E quindi continuità dei servizi sanitari. Allora, 24 miliardi dal 2010 al 2014, il taglio della riconferma del blocco delle assunzioni, sapete tutti che solo uno su ogni cinque operatori, il 20% degli operatori sanitari viene solo sostituito, no? Perché c'è il blocco delle assunzioni con la legge di stabilità. Il blocco dei contratti del settore della sanità, e nonostante nel luglio del 2014 fosse stato fatto il patto per la salute, che avrebbe dovuto prevedere un fondo certo di 113 miliardi per il 2015 e di 115 per il 2016, ci siamo ritrovati e poi con la legge di stabilità del 2014 per il 2015, dopo nell'estate del 2015, praticamente nel decreto 28 degli enti locali è confluito un ulteriore taglio di 2,35 miliardi al fondo del 2015. Quindi praticamente il fondo non era più di 113 miliardi, no? Quindi quando oggi, poi perché poi questo sul discorso dei numeri e delle cifre, quando ora si dice sì, dice Renzi, ma il fondo sanitario è aumentato perché era 110 e è diventato 111, ma il patto per la salute avrebbe, che aveva pure fatto loro, aveva previsto cose diverse, aveva previsto 113 per il 2015 e 115 per il 2016, invece ci si ritrova per il 2016 sono 111, quindi non è in più, è in meno rispetto a quello che loro stessi avevano previsto, no? Perché poi su questi numeri ci si gioca, no? Ecco, con questo accordo dell'estate del 2015, l'accordo del decreto-legge 78 sugli enti locali, era stato previsto anche la riduzione appunto delle prestazioni considerate inappropriate, oltre che la riduzione dei ricoveri di riabilitazione e la riorganizzazione della spesa ospedaliera con la riorganizzazione della rete assistenziale incrementando l'offerta privata. Veramente, questo era quello che prevedeva il decreto 28. Su cui erano fluiti anche questi tagli sulla sanità. E proprio l'attuazione di questo, la Renzi sta programmando appunto l'esclusione delle prestazioni cosiddette inappropriate. Ora qui il discorso è complicato perché chiaramente non si può dire che tutto è appropriato nella sanità, no? Però va capito se il sistema per ridurre l'appropriatezza, ora poi su queste cose penso che domani ne parleremo anche al tavolo di lavoro sulla sanità pubblica, se il meccanismo di togliere delle prestazioni su delle indicazioni diciamo burocratiche sia veramente il meccanismo per sanare il problema dell'appropriatezza in sanità. Ecco, diciamo il fatto appunto che questo taglio di 111, appunto il fondo che poi passa a 111 dai 112 previsti e i tagli continui comunque fanno sì che la salute, che ormai molte persone stanno rinunciando a curarsi, no? Perché molti dei servizi si riesce a ottenere solo a pagamento. E sono dati recenti, insomma, che di forte preoccupazione che dal 19% di persone che rinunciavano alle cure, ora siamo al 41% in un anno. Quindi diciamo, il che vuol dire
una forte difficoltà di accesso ai servizi. A fronte di tutto questo sta prendendo piede la sanità integrativa. Sanità integrativa è introdotta in molti contratti di lavoro. Io mi occupo per esempio molto di lavoratori delle cooperative sociali, nel contratto delle cooperative sociali è stata introdotta la sanità integrativa, come anche in quello dei trasporti, no? A tutto vantaggio delle assicurazioni private che offrono delle prestazioni in convenzione o rimborsabili, dando per scontato che il servizio sanitario pubblico non le offre più. Ecco, cosa succede in Toscana? Dunque la Toscana, e nonostante la Toscana due giorni fa c'era sulla stampa, no, che ha vinto, la Toscana sarebbe al primo posto per la migliore sanità rispetto ai LEA. Allora, a parte sarebbe un po' tutto da vedere i criteri con cui vengono valutate l'efficacia di un sistema sanitario, perché anche lì, cioè sì, sarà la prima, ma quali sono i parametri di valutazione con cui è stata valutata? Perché quello che a noi ci dicono i cittadini, e noi abbiamo fatto in questo periodo numerosi banchini per la raccolta di firme, poi vi dirò insomma per questo referendum abrogativo dell'ultima legge regionale, quello che ci dicono i cittadini è tutt'altro, cioè sulle liste d'attesa e sulla difficoltà di accedere al servizio pubblico. Certo, noi abbiamo ancora un servizio pubblico dove quando ci si entra, quando si riesce a entrare, ci sono un buon servizio per fortuna ancora, no? Però le difficoltà d'accesso sono sempre più difficili. Ecco, la Toscana ha attuato in questi ultimi anni dei processi di riorganizzazione, così vengono chiamati, che stanno portando a una progressiva riduzione e internalizzazione dei servizi, a cominciare da questa delibera 1235 di fine 2012. La Toscana con questa delibera ha riorganizzato la sua sanità con dei tagli superiori a quelli previsti dal governo, anche perché c'era il buco di massa di 420 milioni da sanare. E per esempio stava previsto in Toscana la riduzione in questa delibera alla fine 2012 dei posti letto da 3,15 ogni 1000 abitanti, mentre secondo il governo dovevano essere 3,70 ogni 1000 abitanti. Quindi in Toscana abbiamo avuto un abbassamento dei posti letto superiore a quello che prevedeva le direttive nazionali, e soprattutto con dei tagli che hanno colpito in particolare i piccoli ospedali. Qui vedete che c'è questa manifestazione del CREST, che è il Comitato Regionale Emergenza Sanità Toscana, che si è formato proprio per portare all'attenzione della stampa e delle istituzioni i problemi delle popolazioni che vivono nelle zone di montagna e disagiate, perché molti di questi piccoli ospedali sono per esempio gli ospedali della montagna Pistoiese, del Mugello, del Casentino, della Miata, della Carfagnana, c'era anche l'isola d'Elba, la Lunigiana e così via. Quindi qui insomma, c'è questo comitato che raggruppa varie realtà che si sono organizzate appunto per la difesa degli ospedali nelle zone più disagiate. Poi con questa delibera è stato previsto l'accorpamento dei distretti territoriali con un allargamento delle convenzioni alle strutture private del terzo settore, e anche qui vedete c'è questa manifestazione, il comitato 21 marzo del quartiere di Gavinana, che ha fatto una strenua difesa di un presidio sanitario che poi è stato accorpato perché da tre distretti ne è stato fatto solo uno, quindi una difficoltà di accesso e di allontanamento del servizio dal quartiere. Poi c'è stato l'accorpamento, sempre nella stessa delibera, dei servizi di prevenzione, dei consultori, la centralizzazione dei laboratori di analisi. E per esempio per il discorso dell'accorpamento dei consultori si è costituito, dico questi input perché diciamo devo parlare un po' dei movimenti, dico un po' quello che è nato a seguito, anche se sono movimenti un po' di difesa, però spesso poi questi comitati sono anche propositivi, portano anche delle proposte, no? di come, insomma, dei bisogni della popolazione.
Ecco, si è costituito per esempio rispetto all'accorpamento dei consultori il Comitato per la difesa della 194, perché era stato accorpato il servizio di interruzione di gravidanza con chiusura di quello del Mugello, e questo comitato si sta battendo tuttora per la piena attuazione di questa legge, che chiaramente rischia di essere disattesa se non ci sono dei servizi nel territorio o per esempio se c'è una forte presenza di medici obiettori. Ecco, nel frattempo la Toscana ha inaugurato, con previsto un po' il piano sociosanitario, delle fantomatiche case della salute, e a noi che abbiamo un po' di storia, diciamo, di medicina democratica, quando la Toscana, la regione, parla di case della salute e nel piano sanitario ci scrive 37 edifici con caratteristiche strutturali e funzionali proprie della casa della salute, ci lascia un po' perplessi, perché questo non è, cioè dietro queste parole ci sono dei contenuti che nella storia di medicina democratica sono molto diversi da dei poliambulatori come li sta facendo la regione toscana. E poi sempre un po' seguendo questo percorso di smantellamento del servizio nella regione, la regione toscana ha fatto nel dicembre del 2013 un accordo di collaborazione con le associazioni di volontariato, e a queste ha ceduto grosse fette dell'attività specialistica e diagnostica, a fronte di liste d'attesa chiaramente sempre più lunghe, liste d'attesa, e quindi praticamente le associazioni di volontariato offrono a prezzi per ora, tramite questo accordo, calmierati, le prestazioni che non vengono fatte nel servizio pubblico, il che vuol dire io telefono, non trovo posto nel servizio pubblico perché non c'è posto, vado alla misericordia, pago 40 euro e mi faccio la radiografia, che l'avrei pagata forse 37 euro a farla nel servizio pubblico, no? Quindi chiaramente il prezzo, cioè la pago allo stesso modo, mi danno il servizio subito, quindi c'è con questo accordo di collaborazione, però il prezzo intanto è calmerato ora, non si sa domani, no? Se poi continueranno così, e poi comunque vabbè, è tutto a vantaggio della struttura privata. E a fronte anche di questo, sempre per nel cedere ulteriori prestazioni alla sanità privata, per esempio l'ASL 10, qui abbiamo un chirurgo quindi lo sa meglio di me, mentre sottoutilizza le proprie sale operatorie, ha fatto una convenzione con l'AIOP, l'Associazione delle Case di Cura Privata, per cui fino al 2018 gli garantisce 258 milioni di euro per far fare la chirurgia, diciamo, di elezione nelle strutture private, no? Lasciando inutilizzate le sale operatorie del servizio pubblico. Quindi queste sono delle scelte ben precise anche da parte della nostra regione di passare grosse fette, tra l'altro quelli più produttivi, quelli che rendano di più economicamente, al settore privato. E già dal 2012, dalla fine del 2012, molte realtà si sono organizzate contro questo progressivo smantellamento della sanità toscana e a difesa dei presidi, appunto, sia ospedalieri che territoriali. E si è costituito questo coordinamento toscano per il diritto alla salute, che ha portato avanti numerose iniziative pubbliche e anche delle lotte, anche delle iniziative di solidarietà con altri paesi. Per esempio ci fu una campagna di solidarietà con l'ospedale ellenico della Grecia. E, però l'ultima tappa, poi sto guardando l'orologio perché ho un po' d'ansia di non lasciare tempo a Giuseppe, l'ultima tappa la regione toscana la sta portando avanti proprio ora con una legge proprio di controriforma del servizio sanitario toscano, la legge 28, su cui penso poi Capino interverrà più approfonditamente, che prevede l'accorpamento delle 12 ASL in 3 ASL di area vasta e prevede anche 2.000 esuberi di personale sanitario entro il 2016, con un piano di prepensionamenti di personale, che non verrà naturalmente sostituito, e si aggiunge ai 2.500 dipendenti che ci sono già in meno dal 2011. Quindi un depotenziamento ulteriore del servizio sanitario che ne renderà sempre più difficile l'accesso. Ecco, già ora le condizioni di lavoro del personale, chiaramente del personale sanitario, sono al limite, a fronte della carenza di risorse, al limite, diciamo, della tollerabilità, con turni sempre più massacranti, una quantità di compiti burocratici richiesti sempre maggiore,
e fanno sì che il personale sia sempre più esposto al rischio stress e lavoro correlato, ma anche al rischio errore. E sul rischio errore c'è una campagna sistematica di denigrazione del sistema sanitario che tende a amplificarli questi errori, no? Creando appunto il mostro e il clima difensivo fra gli operatori e rivendicativo da parte dei pazienti. E, insomma, ora dal 25 sì, sono in ritardo, sì, ecco, dal 25 ho già finito, comunque dal 25 novembre dovrebbe essere, sarà attuata anche in Italia la direttiva europea del 2003 sull'orario di lavoro, no, dei dipendenti del servizio sanitario, però chiaramente l'attuazione di estate libera, se non è accompagnata da nuove assunzioni, porterà altro che a una riduzione ulteriore dei servizi. Ecco, contro questa controriforma della Regione Toscana è stato organizzato un comitato referendario, è stato raccolto 55.000 firme che sono state consegnate proprio circa 10 giorni fa e si spera di andare all'attuazione del referendum. E l'ultima parola la devo dire su, mentre si taglia da tutte queste parti, la Regione Toscana nel frattempo ha costruito 4 nuovi ospedali con il meccanismo del project financing, l'ultimo è stato inaugurato, quello di Massa la scorsa settimana, e con questo meccanismo si è indebitata per 20 anni con i costruttori, quindi ulteriori problemi di... E voglio ricordare qui, perché insomma si è parlato di persone che non ci sono più, Raffaello Papeschi, che era molto attivo a Lucca e ha promosso numerose iniziative anche un pochino tirando fuori tutto quei meccanismi perversi di questa costruzione dei nuovi ospedali, soprattutto quello di Lucca, ci ha lasciato un mese fa. Niente, insomma, volevo ricordarlo perché veramente il Comitato di Lucca è stato molto attivo nello svelare anche con esposti alla Procura e così tutto quello che c'è in questo meccanismo perverso. Ecco, e quindi a conclusione volevo solo dire che una rete, diciamo, di movimenti, attività che si muovono sul tema della salute c'è e credo che debba essere un po' rinforzata da degli obiettivi che siano nazionali e che Medicina Democratica, insomma, può portare avanti. Lascio la parola a Giuseppe, scusate. Buonasera, mi presento, sono Lippi, faccio il chirurgo a Ponte Alinkeri da più anni di quanti vorrei ricordare. Mi sono laureato il giorno dei morti del 1979, che è un bel viatico per un chirurgo. Conosco Annibale dal 76, quando lo incontrai nell'aula di biochimica, che dipingeva con gli acquerelli i colori degli indiani sui busti appesi. Dopodiché l'ho perso di vista per qualche anno, perciò andai a occupare la facoltà di magistero, per i motivi che potete immaginarvi. E poi l'ho incontrato nell'80, quando abbiamo cominciato a dare la droga ai drogati assieme. E da allora c'è una fine degli interventi molto intelligenti, diciamo. Sono un pochino malinconito, perché io ho preparato una relazione terra-terra, avendo ascoltato le relazioni dei professori Biggeri e Burgio, sono un po' in malinconito, però ormai la relazione l'ho fatta in questa maniera, spero di essere chiaro. Ho detto, faccio il chirurgo da tanti anni, da una quindicina d'anni mi occupo di management ed analisi e i costi, ho lavorato tanti anni nel controllo di gestione dell'azienda sanitaria di Firenze, ho scritto alcuni libri sull'analisi dei costi e sul management. Cercherò di sintetizzare un pochino la domanda che ci facciamo tutti. Se la situazione è questa, cosa possiamo fare? Innanzitutto vediamo che cosa capita. Capita che la sanità è di fatto un grosso mercato. In Italia muove 150 miliardi di euro all'anno, più di 150 miliardi, sono tantissimi soldi. Inoltre, una cosa che non si dice mai è che i beni sanitari hanno quella di psichiatra dal punto di vista economico, un'elasticità della domanda di fronte all'offerta superiore a 1, cioè più che le persone sono ricche, più che ne comprano. L'Italia è il 25esimo paese al mondo come popolazione, ma è il sesto come popolazione fra i paesi ricchi, quindi un mercato grosso e tende a crescere. Questi qua sono i libri economici che dicono dell'elasticità del reddito e la sanità la chiamano con un termine
che spesso è equivocabile, la mettono fra i beni di lusso, che non è un lusso, ma è un bene di lusso, cioè quelli che tendono ad essere acquistati in maggiore quantità man mano che le persone sono ricche. Per cui noi siamo un mercato estremamente ambito. Non abbiamo niente contro i privati purché facciano il loro mestiere. Il problema è che i privati non fanno il loro mestiere. Tentano attraverso tutta una serie di modalità di perseguire un profitto ingiusto nei confronti della sanità. Vediamo un pochino quali possono essere i principali di queste modalità. In primo luogo si drenano le risorse in modo diretto, ovvero si compete esclusivamente nei servizi convenienti, i quali sono classicamente la chirurgia elettiva e la diagnostica, e lasciano al pubblico la bed bank dell'urgenza e della cronicità. Pronti soccorsi per gli stili ai privati non esistono, sono eccezioni, i gemelli sono eccezioni. Aumentano in continuazione le spese capital intensive, ovvero esistono sempre soldi per costruire nuovi ospedali, per fare i traslochi, per ristrutturare, per costruire le TAC, non esistono mai soldi per il lavoro, per gli stipendi, costi labor intensive. Secondo punto, indurre falsi bisogni di salute, che è quello che si chiama disease mongering. Il fishmonger è il pescivendolo, non il venditore di pesce, il pescivendolo, quello che urla negli angoli pesce pesce. Disease mongering significa vendere le malattie. L'obiettivo finale è quello di riuscire a curare i sani. Per quale motivo curare i sani? Perché i sani rendono di più, per il solo motivo che sono di più gli ammalati. Il massimo obiettivo di Big Pharma è di curare i sani. Attraverso quali modalità agisce? Prima di tutto si modificano i limiti di normalità. Prima il colesterolo era normale fino a 250, poi 220, ora 200, si pensa di portarlo a 180, il mercato aumenta sempre di più. Poi si trattano come malattie, la stessa stregua di malattie, alterazioni fisiche, fisiologiche, la caduta dei capelli, le rughe, il sovrappeso, i problemi infionali, con le stesse strategie attraverso le quali si trattano le malattie. Si prendono i farmaci, si va dal dottore. L'ultima modalità veramente perversa, veramente molto preoccupante, è il tentativo di delegittimare e dequalificare il sistema sanitario nazionale. Come il Maciocco vi spiegherà fra un pochino, il nostro è un sistema beverage, cioè è uno di quelli che più sono efficienti dal punto di vista della resa in salute rispetto ai soldi che vengono immessi dentro. Quindi demolire un sistema beverage è il massimo a cui si può aspirare, perché qualsiasi altro sistema è più conveniente per i privati. Come si fa a demolire? In primo luogo c'è una pubblica informazione molto aggressiva sui casi di mala sanità e di cattiva gestione. In secondo luogo, pensate cosa accade con i titoli. Una persona abbiente che va a fare le analisi o farsi fare la radiografia spende in ticket una cifra superiore a quella che spenderebbe per farsi fare la stessa analisi al privato. A questa persona ambiente gli viene in mente un pensiero di questo genere: ma perché mai devo pagare i soldi per la sanità, contribuisca al servizio sanitario pubblico, quando se ne ho bisogno devo pagarmi comunque la mia sanità? Questo tende a scollare, a legittimare il sistema sanitario pubblico, soprattutto da parte delle persone più ambienti, ovvero da quelle che contribuiscono di più. La strategia è sempre la stessa. Questo è Noam Chomsky, dice che la strategia del potere economico è sempre la stessa in qualsiasi campo, anche nel campo della sanità. La politica nomina e i manager inadeguati. Questi compiono delle scelte assolutamente rovinose e sprecano con tutta evidenza, non in maniera nascosta, ma in maniera evidente, il denaro pubblico. I cittadini che si accorgono di questo protestano. La politica e i mass media affermano concordemente che la gestione pubblica non ce la farà mai, è inefficiente, perché il pubblico è inefficiente. Per concludere, meglio affidare la gestione al privato, che ovviamente lo fa per profitto. Questa è un paradigma che funziona sempre. L'ha suggerito Noam Chomsky, e funziona sempre, non solo in sanità. In sanità è particolarmente evidente.
e pensate ai manager pubblici, li conoscete, e la sanità è un paradigma che si attaglia completamente. Cosa fare? Fare i cortei, fare le proteste? Punto interrogativo. I cortei servono, ma cosa servono? Servono a dare consapevolezza alla gente, a far vedere che la gente che si accorta che le cose non vanno bene esiste, ma rimane lì, il potere se ne fa un baffo. Dire no, siamo contrari. Dire siamo contrari è un'arma a doppio taglio, perché mentre dire in Calabria che tutto quanto è sbagliato e va male, la gente può anche condividerlo, dillo in Toscana, dove o bene o male il sistema sanitario pubblico funziona abbastanza bene, fa pensare ai cittadini che non sono scemi, che chi protesta dica delle balle. Quindi attenzione a dire no a tutti. Esistono tante cose, anche in Toscana, fatte bene, tante altre fatte male, quindi dobbiamo essere in grado di scegliere. Come facciamo a scegliere? Luciano Gallino. Luciano Gallino dice che purtroppo è morto. Quando muoiono persone di questo genere penso sempre poteva morire Berlusconi, invece no, è morto Luciano Gallino. Luciano Gallino dice e ha scritto le forze, a proposito del capitalismo internazionale e dell'economia, le forze di sinistra hanno rinunciato al proprio compito storico di incivilire tramite il governo dell'economia la convivenza umana, abdicando alla scienza e cedendo il predominio culturale hanno contribuito, eccetera, eccetera. Le parole importanti sono abdicando alla scienza, predominio culturale. Giuro, non mi sono messo d'accordo con i relatori precedenti su questa cosa, ma evidentemente Annibale ha detto, perché siamo amici, la pensiamo nella stessa maniera. La scienza è una cosa importante, non possiamo abdicare alla scienza. Guardiamo un pochino cosa sono le aziende pubbliche dal punto di vista, chiamiamolo scientifico, così, terra terra, dico sempre, la mia è un discorso terra terra, quello che facciamo noi. Quindi occorre individuare cosa sono le aziende. Questo è Mella, il libro di economia aziendale più diffuso fra le università italiane, il quale quando parla di azienda dice che le aziende sono un sistema di trasformazione. Le parentesi le ho aggiunte io, Questo è Mella, tutto quello che fra parentesi l'ho aggiunto io, quindi l'ho modificato. Io ho messo l'azienda sanitaria come sistema di trasformazione. Le trasformazioni sono quattro, debbono agire tutte e quattro, altrimenti l'azienda fallisce oppure non è una azienda. La prima azienda è la prima trasformazione, quella ingegneristica produttiva, in cui i fattori della produzione, materiale, lavoro, attrezzature, eccetera, si trasformano in prodotti o servizi. Se non avviene questo, l'azienda non produce nulla, quindi non esiste. La trasformazione economica, i costi di produzione si trasformano in guadagno per quello che gestisce l'azienda. Siccome l'azienda è nostra, si trasforma in guadagno in salute. Se non avviene la trasformazione economica, cioè che i costi di produzione danno un vantaggio ai cittadini, non è un'azienda, è qualcos'altro. La trasformazione finanziaria, il capitale investito genera un profitto. Nel nostro caso deve essere un profitto di salute. Se questa trasformazione non avviene, non si tratta di un'azienda. L'ultima, che è quella più negletta, più disconosciuta, ma è quella fondamentale, le informazioni di base si trasformano in decisioni. No, per nessuno di noi, in qualsiasi campo, se le nostre decisioni le prendiamo senza informazioni, corriamo altamente il rischio di sbagliare. Quindi cosa sono le aziende? Sono eretico, dico che le aziende non sono il sistema che i capitalisti hanno inventato per opprimere i lavoratori. Non c'è scritto questo. Le aziende che gestiscono i capitalisti opprimono i lavoratori per motivi dei capitalisti, non per motivi dell'azienda. È il sistema capitalista di gestire l'azienda che opprime i lavoratori, non è l'azienda. Non abbiamo costruito le automobili perché uccidano i pedoni, però le automobili possono uccidere i pedoni. Quindi non bisogna abdicare alla scienza, quindi bisogna usare strumenti aziendalistici che esistono, ci sono biblioteche intere su come si fa ad utilizzare gli strumenti aziendalistici per gestire le aziende, che gli strumenti aziendalistici sono quelli che usano le aziende per non fallire, perché altrimenti falliscono. In sanità esistono strumenti, si
chiamano analisi di HTA, esistono, e sono quelli che vengono usati dalle aziende sanitarie per non fallire quelle vere. Che cos'è l'HTA? L'HTA è qualsiasi analisi nell'ambito della sanità, si chiama analisi di Health Technology Assessment. Una volta si parlava di HTA, di analisi sulle attrezzature, la valutazione dell'efficacia, dell'efficienza delle attrezzature. In realtà l'OTA, che è l'Office of Technology Assessment del Congresso USA, che detta la legge, inserisce a pieno titolo fra le metodiche di HTA le procedure impiegate nell'erogazione dei servizi sanitari, nonché sistemi organizzativi di supporto attraverso i quali l'attività viene svolta, cioè tutta. In pratica, qualsiasi analisi nell'ambito della sanità, qualsiasi indicatori vengano utilizzati, economici o fisico-tecnici, sono analisi di HTA, per cui qualsiasi analisi che noi facciamo nell'ambito della sanità si qualifica come analisi di Health Technology Assessment. Queste analisi debbono esistere, perché se mancano analisi di questo genere, manca la trasformazione manageriale, mancano le informazioni di base per trasformare le informazioni in decisioni. Le decisioni vengono prese in altra maniera, quindi l'azienda ha dei problemi ad essere azienda. Le aziende sono pubbliche. Cosa accade? Accade che pubblico, chi paga, ha il diritto di conoscere. Nelle aziende private che succede? Ci sono gli azionisti. Ma chi sono gli azionisti delle strutture pubbliche? I cittadini, perché i cittadini pagano. Quindi i cittadini hanno il diritto di conoscere che cosa accade. Mettendo assieme le due cose, analisi di Health Technologies Assessment estese a tutto e pubbliche con la trasparenza assoluta, abbiamo una miscela micidiale. Perché? Le analisi debbono esistere. Se non esistono non si può parlare di azienda, perché l'azienda fallisce. Devono essere trasparenti obbligatoriamente, perché altrimenti l'azienda non è pubblica, è un qualcos'altro. Rosa Luxemburg, a proposito della trasparenza, ha detto: rivelare quello che si verifica rimane sempre l'atto più rivoluzionario. Enrico Curcia, che di sicuro non era un progressista, piazzetta Enrico Curcia è la piazza dove c'è la Consob, l'hanno nominata a Enrico Curcia, ha scritto: i banchieri possono fare due tipi di peccati, uno veniale, che è quello di fuggire con la cassa. Il Monte dei Paschi di Siena sono fuggiti con 11 miliardi, non milioni di euro di cassa. Questo è un peccato veniale. Il peccato mortale per Enrico Curcia è dire quello che succede. Quindi la trasparenza è assolutamente un elemento fondamentale per i cittadini. Le aziende sanitarie attuali sono aziende? Le aziende, tanto per cominciare, non sono delle strutture democratiche. C'è uno che le comanda e gli altri obbediscono. Se le aziende non sono gestite con criteri di trasparenza e con criteri aziendalistici veri, sono delle strutture organizzative autocratiche, perché esiste una gerarchia molto chiara, che spesso agiscono in maniera autoreferenziale e sviluppano le carriere in base alla fedeltà, non in base ai meriti. Quindi è assolutamente obbligatorio che esistano dei sistemi attraverso i quali decidiamo se l'azienda sta facendo l'interesse dei cittadini oppure no, se ottempera alla missione aziendale. È assolutamente obbligatorio che i cittadini possano controllare che la missione aziendale sia perseguita attraverso le decisioni che vengono prese. Le aziende attualmente pubbliche, la gran parte almeno, non sono governate dai cittadini. I cittadini non ci possono mettere il naso dentro, sono governate nella migliore delle ipotesi con criteri paternalistici. Io decido, voi fidatevi di me che faccio il vostro bene. Molto spesso sono governate dal potere politico, quando non addirittura da interessi personali, clientelari e a volte addirittura criminali. Quindi quando noi parliamo di aziende pubbliche dobbiamo renderci conto che cosa intendiamo per azienda. Sono aziende, se sono aziende debbono esistere analisi di HTA obbligatorie, altrimenti non avviene la trasformazione manageriale e qualsiasi azienda. Se sono pubbliche deve esistere una trasparenza fondamentale. Quello che possiamo pretendere, non quello che vogliamo, ma quello che possiamo pretendere, perché siamo i cittadini, siamo gli azionisti delle aziende sanitarie pubbliche, perché siamo noi che paghiamo. Quello che dobbiamo pretendere, al di là dei cortei, al di là delle manifestazioni, al di là del dichiararci in disaccordo, è pretendere delle cose chiare e concrete. Ogni azione della
direzione deve necessariamente essere supportata da analisi preventive dove vogliamo andare e consuntive. Siamo andati esattamente dove si voleva andare? Se le scelte effettuate dalla direzione non sono pertinenti e adeguate ad esse, non si può parlare di azienda. Si può anche fare una, si può anche prendere una decisione contraria alle scelte economiche. Siamo aziende pubbliche, lo possiamo fare benissimo. Però basta che ci sia un'analisi che ci dice perché la facciamo. Questa analisi deve essere pubblica, perché attraverso la trasparenza tutti i cittadini devono essere informati del contenuto di queste analisi, delle azioni decise in base a queste, altrimenti non è un servizio pubblico, è qualcos'altro. Se una di queste due condizioni non si realizza, siamo in una situazione molto critica. Esiste una simmetria informativa fra chi ha le informazioni e chi non ce ne ha, fra chi agisce e chi paga. In questo caso si genera sempre, dal punto di vista economico, discorso tecnico, un rischio morale, moral hazard. È come quando si porta la macchina al meccanico. Esiste una simmetria informativa fra meccanico e proprietario e la macchina. Quindi esiste un rischio morale che il proprietario venga imbrogliato dal meccanico. Come si fa a evitare questo? Il nostro obiettivo primario quindi deve essere quello di rompere la simmetria informativa. Come si fa a rompere la simmetria informativa? In conclusione, cosa bisogna fare? Non abdichiamo alla scienza, lo dice Gallino, lo diciamo anche noi. Il principale errore che ha fatto la sinistra, le forze di sinistra, è stato negli ultimi 30 anni abdicare alla scienza nel governo economico e la società. Tutte le università hanno un monopensiero unico sul neoliberismo, il che significa tutti quanti i governi la pensano nella stessa maniera, perché la sinistra non è stata presente. Noi non abdichiamo alla scienza. Se io da chirurgo riesco a fare cose di questo genere, vi immaginate come sono difficili? Non serve una scelta, una scienza molto profonda. Le competenze tecniche non sono prerogativa esclusiva della dirigenza elevata o del potere politico. Facciamo delle proposte redibili per una gestione efficiente e anche economica delle aziende pubbliche. Rompiamo la simmetria informativa. A quale scopo? Allo scopo di applicare un effettivo controllo dei cittadini sulla gestione. Il mio amico Paolo, che è un comunista, direbbe un controllo popolare sulle aziende pubbliche. Queste chiacchiere sono belle, ma nel concreto che bisogna fare? Ora io avrei una lunghissima nota tecnica, per cui io parlo quando poi il tempo è scaduto a discrezione del moderatore e mi dirà manca un minuto e allora io lo stoppo, perché non, io andrei avanti 2 ore, però quando il tempo a tua discrezione è scaduto me lo comunichi in un minuto termine. Una cosa che intriga tutti, quindi questo è un discorso interessante da fare alla gente, perché intriga tutti quanti: come si fa per risparmiare un sacco di soldi dal punto di vista concreto, non le chiacchiere di prima, dal punto di vista concreto? Come fare? Si tagliano i dirigenti? Si tagliano gli stipendi dei dirigenti, si ristruttura l'organizzazione, sono anni che si parla di ristrutturare l'organizzazione per risparmiare, si riorganizzano i processi sanitari, anche qua anni, vi potrei parlare un pomeriggio su come strutturare i processi sanitari. Fra ospedale e territorio, le case della salute, le società della salute, i piccoli ospedali, il project financing, parlare di qualità, di efficienza, di efficacia. Io non vi parlo di questo. Di questo ne abbiamo già parlato a IOSA, ne possiamo parlare quanto e ne pare. Io parlo di una cosa molto più semplice e banale: agire sui fattori della produzione, che sono sempre i soliti. Parliamo di grande azienda sanitaria, parliamo di Fiat o del negozio all'angolo che lava i cani, letteralmente, i fattori della produzione sono sempre gli stessi. Le attrezzature, i materiali, il personale, l'outsourcing e i costi generali. Struttura. Quindi ora io faccio un rapidissimo excursus su quali azioni si possono intraprendere nel brevissimo tempo, mesi, per risparmiare un sacco di soldi. Le attrezzature, l'attacco, questo è un attacco, costa un sacco di soldi, un attacco costa da 800.000 euro in su. In aggiunta al costo dell'attacco dobbiamo aggiungerci l'IVA,
perché l'IVA è un costo non recuperabile, c'è il 20% di IVA su questa, quindi supera di 1 milione di euro, in aggiunta al costo della TAC dobbiamo aggiungerci il costo della manutenzione, che di solito è il 10%, quindi una TAC ogni anno da 1 milione di euro mi costa 100.000 euro di manutenzione, costa un sacco di soldi. Primo esempio, il classico consigliere che è la SIRM, che è la Società Italiana di Radiologia Medica, quella che ha tutti i radiologi, dice che nel 2012 nel pubblico in Italia abbiamo 9.000 grandi macchine, TAC, risonanze magnetiche, angiografi e 9.000 radiologi. Questi radiologi fanno per il 25% attività in radiologia tradizionale, per il 25% attività in ecografie, per il restante 50% fanno attività di TAC. Il 50% del tempo del radiologo è 15 ore a settimana, ma una TAC può essere usata 66 ore. Abbiamo un grossissimo dislivello. La TAC rimane inutilizzata per mancanza dei radiologi o addirittura ancora imballata, perché nessuno la usa da anni, non l'hanno nemmeno sballata. In Italia abbiamo in media il 25% di utilizzo delle grandi macchine, includendo anche quelle imballate, facendo un volgarissimo costo economico del costo opportunità, che è il costo della capacità comprata e non utilizzata. Abbiamo una perdita annuale di 1,2 miliardi di euro solo in grandi attrezzature radiologiche all'anno. È un costo colossale, ma potreste non crederci, me lo racconta lui, ma io non l'ho mai sentito questo dato, se può anche inventare lui. Allora ho fatto una brevissima analisi di HTA che mi è costata addirittura 51 minuti, inclusa la redazione e le tabelle, da come è difficile. Ho preso una TAC, ho fatto l'analisi sul tempo che occorre per fare una TAC, quanto tempo è utilizzata, eccetera. È venuto fuori che questa TAC potrebbe fare 2155 TAC in più all'anno se fosse utilizzata al 100%. Facendo l'analisi dei costi, eccetera, eccetera, esce fuori che questa TAC, noi per ogni TAC fatta all'esterno, noi come mediana, non come media, il Servizio Sanitario della Toscana paga 134 euro. Una TAC fatta in casa al netto del costo della macchina, che comunque la pago perché esiste, mi costa 101 euro, quindi risparmio 32 euro ogni volta che reinternalizzo una TAC. Quindi risparmio complessivamente 32 per 2.155, 70.000 euro all'anno per questa TAC toscana. Questo è un calcolo molto approssimativo. Riepilogando, la macchina può fare 2155 TAC in più all'anno. Vedete com'è terra a terra il discorso, altro che quello che hanno fatto Biggeri e Lucio. Non le fa perché manca il personale per farla funzionare. Se compriamo il lavoro, il costo di produzione della TAC è solo materiale più lavoro, perché il costo della TAC ce l'ho già. Il costo materiale più lavoro è inferiore di 32,75 euro per ogni TAC rispetto al costo pagato ai privati per l'esternalizzazione. Quindi 32 euro per 2155, questa TAC toscana, non calabrese, regala ai privati 70.000 euro. E inoltre si genera lavoro se reinternalizziamo. E TAC, non ci credo, potreste dire. Per chi non ci credesse, questi qua sono i conti, questa è l'analisi di tempi e metodi per definire quanto tempo serve per fare una TAC, su 1286 TAC, quindi un campione abbastanza grosso. Questa è l'analisi dei costi, la matrice FA dell'Activity Based Costing, in cui mette qui i costi dei fattori della produzione e qui i costi e le attività. Potete controllare questa analisi, vi posso dare le diapositive, così chi non ci credesse può controllare i dati. Quindi cosa possiamo fare in mesi? Mesi, non si parla di anni. Guardate che le TAC non sono il sole. Noi abbiamo tutta una serie di superfici ad alto costo di impianto, che sono le TAC, le endoscopie, le sale operatorie, le sale parto, che costano un sacco di soldi e le teniamo sottoutilizzate. Se noi li utilizzassimo appieno risparmieremmo un sacco di soldi e daremmo lavoro alla gente, la storia del capital intensive contro il labor intensive. Cosa possiamo fare? Cosa possiamo retenere? Il repertorio delle superfici ad alto costo di impianto, facile, da regione a tutto.
l'HTA di ciascuna, facilissimo, perché sappiamo quante TAC vengono fatte nel pubblico per ciascuna macchina e sappiamo esattamente al centesimo quanto la regione paga per le TAC ai privati. Trasparenza di questi risultati e a quel punto utilizzare al massimo quello che già esiste, è nota. Non vanno abbandonate a se stesse queste analisi, vanno perseguite, bisogna fare il controllo ogni mese, ogni sei mesi, che le cose vadano per il verso giusto, non si possono abbandonare a se stesse. E assegnare gli slot ai privati solo se presente l'evidenza tecnica che ce n'è la necessità. Con le attrezzature ho finito, ora passo ai materiali. Basta. Ci dai le slide, però. Si può fare. Questo si può fare. Ultimissima cosa, i nemici, se facciamo questo un sacco di persone non saranno contente. Martin Luther King diceva, per farsi dei nemici non è necessario dichiarare guerra, basta dire quel che si pensa. Strumtruppen dice, chi è, chi va là, amiche o nemiche? Ci spiazzano perché dicono semplici conoscenti, un sacco di persone fanno finta di non essere né amici né nemici. Peppone e Don Camillo buttano in farsa che molte volte i litigi fra le nostre direzioni e i venditori di TAC sono delle farse, non sono assolutamente delle contrapposizioni. Da chi possiamo aspettarci delle forti resistenze? Finisco subito. Forti resistenze al cambiamento? Non dai dirigenti o dai dipendenti o dai cittadini. Da chi vende le TAC? Dalle banche, perché fanno i prestiti alle aziende, dalla grossa direzione politica, perché fa le scelte politiche, vuole avere mano libera. Se viene fuori un risultato dall'analisi HTA che non gli sconfifferà, qual è la prima cosa che fa? Licenzia chi ha fatto l'analisi HTA. Capita sempre così, eh? Non ne faccio una questione personale, però capita così. Gli altri dirigenti della regione sono capaci di fare analisi di questo genere, devono cambiare la cultura. L'alta direzione aziendale è capace il controllo di gestione di fare un'azienda analisi di questo genere? Attualmente il controllo di gestione è un controllo di gestione normativo, serve per non far finire in galera il direttore generale quando gli fa le delibere. Non è un controllo di gestione positivo, serve a dare al dirigente le informazioni per dirigere. Quindi abbiamo dei forti nemici. Poi abbiamo i materiali di consumo, che vi tralascio tutto, il caso del magazzino Estab non ve lo racconto perché altrimenti la mia azienda mi licenzia, il personale, come fare per risparmiare un sacco di soldi nel personale, la legge 28, l'outsourcing, costi generali di struttura, 67 voci di costi generali di struttura in cui risparmiare una valanga di quattrini, poi ci sarebbe la corruzione e la concussione. Per concludere il bilancio, questo è il bilancio dell'azienda sanitaria, questo è il bilancio della Coop. Perché non si può avere un bilancio dell'azienda sanitaria che è spesso più piccola della Coop su una pagina come fa la Coop? Cos'è il bilancio, eccetera, eccetera, ve lo sa? Ho finito, grazie. Gavino Maciocco che va avanti con il discorso iniziato da Paolo e proseguito da Beppe Limpi. Volevo dire che daremo la parola anche prima del progetto Casa Gabriele, della tavola rotonda, 10 minuti a Giorgio Cremassi che è qui presente, della componente il sindacato è un'altra cosa, CGL, ecco, puoi fare dopo capito? Hai problemi di tempo? Ah, ecco, non è rimasto, vabbè, ex rappresentante della corrente CGL, il sindacato è un'altra cosa. Va bene, grazie. Ti va bene alle 5, un po' prima della tavola rotonda? Ok. Avanti Gavino. Bene, allora, io ho preparato una presentazione che
deriva da una recente pubblicazione dei dati dell'OCSE riguardo ai sistemi sanitari ed è interessante notare che il nostro governo, quando escono fuori i risultati delle varie organizzazioni internazionali, OCSE, Fondo Monetario Internazionale, eccetera, si appresta sempre a dare le buone notizie, perché questo è un governo dell'happy days e quando però arrivano delle notizie non così buone tende a nasconderle. Allora, il problema che noi abbiamo è che le notizie che arrivano dall'OCSE riguardo al nostro sistema sanitario sono notizie che ci dicono intanto che riguardo alla notizia buona che generalmente si dà, cioè che il nostro sistema sanitario è un sistema sanitario che mantiene a lungo la vita dei cittadini, quindi i cittadini italiani hanno una longevità notevole e questo è dovuto a varie cause, probabilmente anche a una storia di un servizio sanitario nazionale particolarmente inclusivo e universalistico, come è quello che si è sviluppato dal 1978 in poi. Questa è la copertina del rapporto, che potete trovare tranquillamente in esteso su internet, e queste sono tre slide che fanno vedere una sinossi della situazione dei paesi dell'OCSE. I paesi dell'OCSE sono paesi industrializzati, qui sono inclusi anche alcuni paesi che non fanno parte dell'OCSE come la Cina e l'India. E vedete in questa slide, intanto vedete ci sono tre colori fondamentalmente, in realtà c'è quello che qui appare bianco è un verde e poi c'è un giallo e poi c'è un arancione. Quello che vedete in giallo sono le situazioni migliori, quindi quando c'è il giallo vuol dire che siamo nel primo gruppo in cima. Quello che compare qui in bianco è una situazione a metà e quello che è in arancione vuol dire che siamo in una situazione di pericolo e di livello basso in termini di classifica. Ecco, qui vedete l'Italia è quella segnata con questa barra celeste, noi abbiamo dei buoni risultati in termini di sopravvivenza, di speranza di vita alla nascita e di speranza di vita a 65 anni. Però vedete già in quest'ultimo più che vedete dalla vostra destra, siamo al 17° posto per quanto riguarda la mortalità per malattie cardiovascolari. E questo già è un segnale non ottimo. Se andiamo a quest'altra invece slide, vediamo che siamo in una buona posizione per quanto riguarda il consumo di alcol e la obesità negli adulti, ma siamo messi non tanto bene per quanto riguarda il fumo, che siamo al 24° posto, ricordo che sono 36 paesi messi, mentre siamo al 31° posto invece, cioè in fondo alla classifica, siamo messi piuttosto male riguardo all'obesità dei bambini. Dove invece siamo messi particolarmente male c'è una lunga lista di uni che sono tutti i paesi che hanno sistemi universalistici, almeno dal punto di vista formale, e il nostro indubbiamente è un sistema universalistico. Ma se vedete le tre caselle in cui c'è il rosso e siamo in fondo alla classifica, ora appunto è scritto molto, molto male, molto in piccolo, però ve lo dico, dove siamo al 22° posto per il contributo privato dei cittadini, cioè l'out of pocket, e siamo messi male veramente, cioè siamo in fondo alla classifica, nel soddisfacimento dei bisogni dei cittadini dal punto di vista dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza odontoiatrica. Questo significa che i cittadini hanno difficoltà di accedere o per l'eccessivo costo o per le liste d'attesa o per la distanza ai servizi.
Questo mi dice di nuovo il dato buono, cioè noi per quanto riguarda la speranza di vita a 65 anni siamo al quinto posto, quindi abbiamo, diciamo, abbiamo una longevità notevole quando noi abbiamo 65 anni. La cattiva notizia viene subito dopo, perché di questi anni in cui viviamo oltre 65 anni sono invece pochi quelli che noi viviamo in buona salute. E quindi noi di questi anni che viviamo, diciamo, oltre 65 anni, soltanto 8 anni per gli uomini e 7 anni per le donne, li viviamo in buona salute. Questo è un dato particolarmente importante, perché ci dice che noi abbiamo una notevole longevità, ma è una longevità, diciamo, che si accompagna a una cattiva salute e quindi al ricorso di servizi sanitari, farmaci, eccetera. La cosa importante è che questo cambiamento, questa riduzione della, diciamo, della speranza di vita in buona salute è avvenuta negli ultimi anni. Voi vedete qui, abbiamo la classifica dei paesi, vedete che l'Italia dal 2005 al 2013 ha avuto un netto crollo degli anni di vita in buona salute dopo i 65 anni. E questo è ancora più chiaro, questa slide che ci fa vedere che la speranza di vita dal 2005 al 2013 è aumentata da 8,8, da 80,8 anni a 82,8, quindi è aumentata di 2 anni. Però vedete che la speranza di vita in buona salute è diminuita da 67 a 61 anni. La differenza sono gli anni invece che si vivono in cattiva salute. L'altro elemento che si accompagna a questo, ed è una conseguenza, è un elemento ben noto, è quello che accanto a questo dato della cattiva salute noi abbiamo anche siamo, diciamo, in fondo alla classifica per quanto riguarda l'autosufficienza, cioè la percentuale di persone oltre 65 anni che si trovano in condizione di dipendenza, perché queste sono le famose activity day living, cioè tutte le attività giornaliere che si riesce a fare in maniera autonoma, in mangiare, vestirsi, andare in bagno, eccetera. Vedete che c'è una percentuale piuttosto elevata e in confronto al resto dei paesi siamo in un livello sicuramente peggiore. L'altro elemento che vi avevo anticipato riguarda l'obesità dei bambini. Perché mentre nell'obesità degli adulti siamo a un buon livello, cioè siamo nella parte bassa della classifica, siamo a un 10% di prevalenza degli obesi rispetto, non so, agli Stati Uniti che sono al 35%, noi invece tra i bambini siamo, diciamo, nella parte alta della classifica e soltanto la Grecia, l'Inghilterra, la Nuova Zelanda sono peggio di noi. Tra l'altro Grecia e Italia in testa alla classifica significa che la dieta mediterranea evidentemente non funziona più per i bambini. Dove si concentra l'obesità infantile? Si concentra soprattutto al sud e si concentra nei gruppi, diciamo, più poveri della popolazione. E adesso, sempre prendendo i dati del rapporto dell'OCSE, noi diamo un'occhiata alla spesa sanitaria. Vedete che qui abbiamo i paesi dell'OCSE in cima, in fondo alla vostra sinistra abbiamo gli Stati Uniti che ormai raggiungono circa 9.000 dollari pro capite, noi siamo a 3.000, poco più di 3.000. La barra più scura è la spesa sanitaria pubblica, la barra più chiara è la spesa sanitaria privata. Noi abbiamo 2.600 dollari di spesa sanitaria pubblica. Guardate gli Stati Uniti, che pur essendo un sistema, diciamo, fondamentalmente privato, però hanno 4.000 dollari di spesa sanitaria pro capite pubblica, e quindi di gran lunga alla spesa. Come diceva Lippi, noi abbiamo in questa grafica, sulla parte, diciamo, della maggiore spesa, abbiamo i sistemi o privati come quello statunitense o quelli, diciamo, basati sulle assicurazioni sociali
come la Francia, la Germania, l'Olanda, la Svizzera, e i paesi, diciamo, che hanno un livello di spesa minore sono i paesi appunto al servizio sanitario nazionale, tipo Beveridge, come l'Italia, la Spagna, l'Inghilterra, i paesi scandinavi, eccetera. La stessa cosa riguarda la percentuale del PIL. Noi siamo, vedete, gli Stati Uniti hanno il 16,4% del PIL destinato alla sanità, l'Italia è 8,8 rispetto a 8,9 della media dei paesi dell'OCSE, che però, vedete, in questo caso qui comprende anche paesi come la Turchia, l'India e l'Indonesia, che hanno livelli molto bassi di percentuale del PIL destinato alla sanità. Cosa è successo con la crisi del 2008? La crisi del 2008 ha prodotto in molti paesi, in alcuni paesi, una riduzione della crescita della spesa sanitaria. Ecco, vedete che ci sono due tipi di barre, c'è la barra più chiara, che è diciamo, l'incremento annuo di spesa dal 2005 al 2009, e la barra più scura è dal 2009 al 2013. Allora, vedete che tutti i paesi dal 2005 al 2009 sono cresciuti, c'è invece un gruppo di paesi che dal 2009 al 2013 hanno avuto una inversione. Tra questi c'è l'Italia, insieme alla Grecia in primo luogo, poi c'è il Lussemburgo, la Spagna, eccetera. La cosa da notare è che noi avevamo avuto anche una bassa crescita dal 2005 al 2009. Questa bassa crescita si è trasformata poi in decrescita, vedete la freccia che indica l'Italia. Questo qui è l'andamento della decrescita, vedete il periodo più grosso di decrescita è stato tra il 2012 e il 2013, dove abbiamo avuto una diminuzione del 3,5% in termini reali. E questo è quello che è successo dal 1990 al 2013, vedete l'Italia è il paese tra i paesi dell'OCSE, che è proprio l'Italia, è quella in fondo alla vostra sinistra, è quello che è cresciuto meno in termini di PIL ed è anche quello che è cresciuto meno in termini di spesa sanitaria. E qui lo vedete bene, il confronto fra Italia, Germania, Francia, Spagna e Regno Unito, sempre nel periodo dal 90 al 2013, vedete che noi abbiamo una riduzione della spesa sanitaria soprattutto negli ultimi anni, e a confronto, diciamo, con quello che è successo in altri paesi con sistemi sanitari simili dal punto di vista della vicinanza Francia e Germania, oppure dal punto di vista del modello come Spagna e Regno Unito. Questo per dire che noi nei confronti di questi paesi abbiamo un gap sempre crescente. Pensate che noi spendiamo, diciamo, quasi la metà della nostra spesa sanitaria in meno rispetto alla Germania. Il gap è molto forte. Questa è un'altra slide che conferma quel dato che vi dicevo all'inizio, cioè dei bisogni non soddisfatti. Il nostro sistema sanitario non soddisfa determinati bisogni. Questa slide ci fa vedere la percentuale di popolazione che non riesce a soddisfare i propri bisogni per i motivi che si diceva prima, per l'eccesso dei costi, per le liste d'attesa, per la lontananza. E in questo caso vi fa vedere anche una stratificazione in termini di reddito. Vedete, è una barra con tre lineette. La lineetta più a sinistra, la vostra sinistra, sono i benestanti, a metà strada sono la popolazione a medio reddito, nella barra estrema la popolazione a basso reddito. Vedete che l'Italia, insieme alla Grecia, che è un po' sotto, si trova in una situazione del genere. Sono tra i due paesi che hanno una situazione simile. Il gruppo, diciamo, a basso reddito, il 15% mediamente del gruppo a basso reddito non riesce ad accedere ai servizi. Questo è un dato che si riferisce al 2013 e le ultime statistiche, come diceva prima la Paola, ci parlano di un 19%, addirittura di un 40%, secondo i dati del Censis.
Mi avvio a dire due parole sulla questione già citata della legge di stabilità, dirò poche cose, confermo quello che diceva la Paola, cioè che il patto per la salute del 2014 diceva 113 miliardi di euro nel 2015, 115 nel 2016, poi l'estate scorsa hanno ridotto e hanno detto no, ci siamo sbagliati, mettiamo 113, ora siamo a 111 per il 2016. Va detto che questo 111 del 2016, cioè un miliardo di euro in più rispetto al 2010, è in larghissima parte, anzi interamente mangiato dagli aumenti dei costi che noi avremo nel prossimo anno. Cioè il prossimo anno, tra aumento del costo dei farmaci innovativi, dei vaccini e l'adeguamento dei contratti, qualcosa dovranno fare, c'è la previsione di spesa di 1 miliardo e 700 milioni. Quindi il dato reale è quello di una riduzione del budget per il 2016. Allora, tutti questi ragionamenti dove portano? Questi ragionamenti portano a dire che in Europa c'è un attacco violentissimo contro i sistemi sanitari universalistici. E noi li abbiamo visti all'opera in Grecia, non conosciamo benissimo la situazione della Grecia, lì c'è stato un massacro, una demolizione completa di un sistema che era già molto debole. Il sistema greco era un sistema inefficiente, molto costoso e quindi è stato facile sbarazzarsene in poco tempo. Quello invece ha stupito come velocemente sia stato distrutto il modello Beveridge in Spagna e in Inghilterra, perché in Spagna abbiamo avuto nel 2012 una legge reale che in un giorno, il 24 di aprile 2012, ha trasformato il sistema sanitario spagnolo da un sistema Beveridge, l'ha fatto tornare a un sistema basato sulle assicurazioni. Quindi questo elemento è avvenuto nella totale disattenzione del mondo. Anche gli stessi spagnoli se ne sono rimasti sconvolti, ma hanno ben poco rispetto a questo cambiamento. Più complesso ma ugualmente efficace è stato l'attacco al sistema universalistico Beveridge, il padre dei sistemi universalistici, nato nel 1948, con una legge che è stata approvata nel 2012 ed è entrata in vigore nel 2013, tutto il sistema dell'offerta dei servizi sanitari inglesi è stato privatizzato. E qui è come se da noi dicessero da domani non ci sono più le ASL, non ci sono più le regioni, tutto il sistema, la infrastruttura pubblica viene eliminata, questo ha comportato il licenziamento di 50.000 dipendenti e anche questo è stata un'operazione di cui gli stessi inglesi, poi lo stesso partito conservatore ha dovuto ammettere che è stato un colossale errore, però la situazione è tuttora questa. Cosa sta succedendo in Italia? In Italia sta succedendo una cosa in cui nessuno ha il coraggio di dire guardate, stiamo cambiando il sistema e quindi il nuovo sistema sarà questo. Non hanno il coraggio perché il dirlo comporterebbe esporsi politicamente, potrebbe anche essere impopolare fare un'operazione del genere. Quindi noi stiamo assistendo a un'operazione implicita di distruzione del sistema che si basa essenzialmente su cose già dette, sul definanziamento coatto continuo dal 2011 ad oggi e sul fatto che i due meccanismi, quello delle liste d'attesa e quello del ticket, spingono masse crescenti di utenti dal settore pubblico al settore privato. Questo è un meccanismo ben noto, ben conosciuto. La legge della sanità toscana si sta prestando a fare questa operazione, noi sappiamo benissimo le intenzioni dell'assessore Saccardi. Deve crescere il settore no profit, il settore del privato sociale e crescerà a spese del settore pubblico. Del resto ormai questo meccanismo è noto, questo qui è un articolo pubblicato sul British Medical Journal nel 2011 mentre si discuteva in Inghilterra la legge di riforma e gli autori
dicono come distruggere il welfare state, e la conclusione è: la crisi economica ha offerto al governo, in questo caso al governo inglese, ma potremmo scrivere al governo italiano, l'opportunità che capita una sola volta nella vita. Come Naomi Klein ha descritto in molte differenti situazioni, quelle che si oppongono al welfare state non sprecano mai una buona crisi. Io avrei quasi concluso, e però vi invito a aprire oggi saluteinternazionale.info, che è il sito web che io coordino, perché oggi abbiamo pubblicato un articolo riguardo alla Toscana, e che in questo caso non sono cattive notizie, ma sono buone notizie che arrivano dalla Toscana. Le buone notizie sono i dati che riguardano gli effetti della sanità di iniziativa e della gestione del chronic care model dal 2010 al 2014. E quali sono le buone notizie? Però accanto a questo contengono anche delle notizie meno affascinanti e più problematiche. Il dato è che molti di voi conoscono cos'è il chronic care model: è un modello di gestione proattiva della cronicità, che comporta che si creino dei team composti da medici di famiglia, infermieri, specialisti, che gestiscono una serie di patologie in maniera proattiva, cioè non aspettano che le persone, diciamo, arrivino con un bisogno acuto, cercano di prevenire i bisogni acuti, cercano anche di prevenire, di fare prevenzione primaria. Qual è la buona notizia? La buona notizia è che, confrontando i pazienti assistiti da questo modo con quelli che non sono assistiti da questo modo, perché questo è il problema che abbiamo, cioè questo modello si applica soltanto al 50% della popolazione, allora quelli che vengono assistiti in questa maniera hanno avuto una riduzione della mortalità, una significativa riduzione della mortalità: per il diabete meno 11%, per lo scompenso cardiaco meno il 16%. Questo è un dato importante, perché significa che il servizio ha funzionato da questo punto di vista. Abbiamo avuto però un dato che non ci aspettavamo, che è aumentato, oltre ad essere migliorati anche degli indicatori di processo, cioè le persone hanno migliorato per esempio i controlli del diabete, dello scompenso, eccetera, hanno migliorato la terapia, c'è stato un aumento dell'ospedalizzazione. Questo non era previsto, che aumentasse l'ospedalizzazione. E allora uno si chiede: come mai è aumentata l'ospedalizzazione? E questa è una questione che forse con Annibale dovremmo studiare: come mai è aumentata l'ospedalizzazione in pazienti in cui si è ridotta la mortalità? Allora, le ipotesi sono due o tre, ma ci dovremo lavorare, perché altri dati, per esempio i dati tedeschi, ci dicono che applicando il chronic care model si ha una riduzione della mortalità per vari motivi, e si ha una riduzione dell'ospedalizzazione, si ha una riduzione della spesa. In questo caso non si ha riduzione dell'ospedalizzazione. Allora, intanto diciamo che in Germania la percentuale di posti letto per 1000 abitanti è 8 per 1000, e quindi loro hanno un ampio margine di riduzione dell'ospedalizzazione. Noi abbiamo in Toscana il 3,2, come diceva la Paola, ma abbiamo in alcune zone come Prato Pistoia un livello di 2,4, 2,5. Allora, la riduzione dell'ospedalizzazione non può essere un obiettivo fondamentale, perché in questi casi l'ospedalizzazione è stata la possibilità di approfondire clinicamente delle situazioni che ambulatoriamente non erano possibili. Perché una cosa che non siamo riusciti a fare ancora in Toscana è quella di far lavorare i medici di famiglia con gli specialisti. Mentre un chronic care model che venga fatto seriamente deve prevedere una forte collaborazione tra medici di famiglia e specialisti. Allora, abbiamo avuto un aumento della ospedalizzazione in parte perché si sono scoperte prima situazioni che scoperte dopo sarebbe stato peggio. Per esempio, è aumentato il numero di ospedalizzazioni per piccole amputazioni nei diabetici, e si è quindi evitato il ricovero per grandi amputazioni. Ma si è aumentata anche la ospedalizzazione perché in certi casi
questa serviva a mettere a fuoco meglio la condizione clinica del paziente. Penso per esempio a molti casi di insufficienza renale di nuovo diabetici. Allora, perché dico che insieme alla buona notizia abbiamo una notizia problematica? Perché noi stiamo arrivando a un livello di copertura di questo modello che riguarda soltanto la metà della popolazione. Per estendere il modello ci vuole un'assunzione, perché questa cosa qui richiede personale. È una questione labor intensive, non è una questione in cui noi possiamo mettere delle macchine. Qui dobbiamo mettere delle energie preparate per fare questa cosa. Se noi non facciamo questo passo, che secondo me è fondamentale, perché avete visto, riguarda la salute degli anziani, cioè il cui livello di autonomia e di cattiva salute sta crescendo, per cui noi non ci possiamo accontentare del fatto che aumenta la longevità se non riusciamo a rendere questa parte della vita più sana. E questa parte della vita più sana noi la otteniamo con interventi di prevenzione primaria, indubbiamente, ma la otteniamo anche gestendo in maniera adeguata le malattie, perché noi sappiamo perfettamente che un paziente diabetico può vivere anni e anni in ottima condizione di salute, pur avendo la malattia, può sentirsi sano, purché lui sia in grado di gestirsi la propria malattia, sia in grado di fare attività fisica, sia in grado di avere una dieta adeguata, sia in grado di avere delle relazioni adeguate, sia in grado di ridurre lo stress. Allora, questo elemento credo che sia un aspetto che noi dobbiamo, su cui noi dobbiamo concentrare l'attenzione anche nella lotta. Noi sappiamo che ha fatto questa esperienza formidabile del referendum, perché nessuno si aspettava che avremmo raggiunto 35.000 firme. Abbiamo creato molte aspettative in Toscana, si sono creati tantissimi comitati ovunque. Non possiamo limitarci a fare una battaglia per avere un letto in più di qua o un accorciamento della lista d'attesa di là. Dobbiamo fare una lotta di qualità. Perché per esempio, se noi facciamo un buon chronic care model, noi molte di quelle prenotazioni specialistiche le dobbiamo fare all'interno di un percorso che non richiede l'accesso al CUP, ma richiede semplicemente il fatto che quel paziente che ha bisogno di una visita oculistica o di una visita cardiologica gli venga prenotato nel momento stesso in cui definisce il suo percorso all'interno del chronic care model. In questa maniera noi ridurremo enormemente l'accesso al CUP, miglioreremmo la compliance dei pazienti nei confronti della propria malattia e miglioreremmo enormemente la qualità del servizio. Quindi io credo che queste siano le vere battaglie che ci aspettano, sono battaglie complesse, ma sono battaglie che se noi riusciamo a vincere, come abbiamo vinto quella delle firme, qualche speranza ce l'abbiamo.